Questo programma vi è offerto da tutti i giorni qualità e convenienza nei tuoi supermercati Superaeo, Sveltoeo, Famila. Idea Ferro di Alessandro Mirri, cancelli in feriate ringhiere e carpenterie metalliche, via Anello Ruboli 3/A, Carpena Forlì. Delizie di Mare, il primo supermercato del pesce a Forlì, zona Ronco, via Seganti. Blu Casa, agenzia immobiliare di Liverani Daniele, via De Ciaraggi 238/A Forlì, blucasaimmobiliare.it. Parrocchia Santa Rita in Ronco Forlì, via Carlo Seganti 54, santarita-ronco.it. È una bella giornata di sole che bacia questo carnevale dell'aeroporto di Forlì. Oggi 10 febbraio sono in compagnia di uno storico organizzatore, Don Carlo Guardigli, che è tornato un po' a casa qui alla parrocchia di Santa Rita. Non me ne sono mai andato, sono sempre stato qui, anche adesso che sono parroco di San Giuseppe, facciamo il carnevale insieme. È una manifestazione troppo bella che bisogna continuare, è la 46esima edizione. 46 edizioni del carnevale qui nella strada che conduce all'aeroporto di Forlì. Un carnevale questo che è attraversato da più temi. Sì, i temi, così ve li annuncio, sono esattamente questi: Nettuno, re dei mari, e qui potrete vedere quelli di Carpinello, che sono quelli appunto che vanno verso il mare. Poi c'è la corte del re, che sono quelli del Ronco, la corte del re, dopo li potrete ammirare. Poi c'è il giro del mondo in 80 giorni, c'è la selva, perché questo carnevale coinvolge molti quartieri, molte parrocchie, è veramente una grande manifestazione. Poi c'è il favoloso Snoopy, che è curato da quelli di Santa Rita, gli Sgumbier a Drumagna, che sono è un carro tipicamente romagnolo. E poi appunto c'è il mondo cinese, sono i ragazzi di San Giuseppe, Dracula, che sono un po' quelli un pochino più scatenati di Santa Rita, i più grandi. E poi i gruppi mascherati, potrete vedere all'inizio, all'apertura della sfilata, le vecchie maschere, Arlecchino, Pulcinella, Balanzone, eccetera, molto belle. Siamo circondati da maschere e da bambini che sono i protagonisti poi di questo carnevale. È uno spettacolo unico, questi bambini, poi ragazzi, poi adulti che hanno reso possibile questa grande manifestazione nonostante il periodo di crisi, nonostante le difficoltà, nonostante anche tutta la burocrazia che c'è per organizzare una manifestazione come questa. Però ecco, è possibile grazie al contributo di tante persone, giovani, adulti, e soprattutto l'entusiasmo dei bambini che in qualche modo ci trascinano e noi non possiamo tirarci indietro. Tanti temi, abbiamo detto, attraversano questo carnevale, ma anche tanti popoli. Tanti popoli, come accade oggi qui in questo piazzale lungo le strade. Questa festa è veramente la grande occasione per incontrare tante persone di ogni razza, di ogni colore, di ogni religione, e noi lo manteniamo proprio perché ci dà la possibilità di incontrare tante persone, di fare integrazioni in questo mondo diverso, fatto di tanti popoli che vengono anche qui da noi. Ecco, durante questa festa veramente è una bella occasione per diventare amici, per conoscersi. È bello vedere lo stupore negli occhi del padrone di casa, Don Giovanni. Allora, questo carnevale che parte qui dalla chiesa di Santa Rita. Eh sì, è per me quasi nuovo. L'ho visto l'anno scorso proprio da estraneo. Quest'anno ci sono stato dentro un po' di più. Mi fa piacere. Aveva chiesto al mio segretario una fotocopia della giornata della Madonna del Fuoco. Mi sembra che sia stato bravo, che ci abbia regalato la fotocopia giusta per la giornata di oggi. Ecco, è un carnevale che parla tante lingue, perché ci sono bambini di tante nazionalità, come ha sottolineato anche Don Carlo, un carnevale all'insegna dell'integrazione, si può dire. Eh beh, certo, se gli gesti religiosi sono specifici, questi gesti qui sono aperti a tutti. È possibile a tutti partecipare, perché è solo un gesto di festa e la festa riunisce sempre tutti. Giving someone the time. It's alright, 'cause I know that you love me. I'm laying in bed with a whole lot of wonder going through my head. This doggy for fun gets lit.
too cool to lose my control. You're too cool to go. Maybe I just don't wanna know. You're out there having it all. Baby, come home to me. Baby, come home to me. It's a 3:30. Baby, come home to me. Say I'm not that kind of guy. But if I see you from that crowd, baby, come home to me. Baby, come home. Due rappresentanti della corte del re, cominciamo da Francesco. Salve a tutti, sono Francesco e sono vestito da azzullare e oggi farò parte della corte del re, che è un carro della parrocchia di San Giovanni Battista, dove ci sono ragazzi della nostra età che sono vestiti da persone medievali e dove ci divertiamo molto tutti insieme a fare queste cose. Un ricco costume è quello di Isabella, anche tu fai parte della corte del re. Sì, esatto, sono la dama di corte e accompagno appunto i ragazzi. Abbiamo cercato di riunire insieme adulti, piccoli, grandi, tutte le età insomma. Sentite, per voi il carnevale non si conclude mica oggi, so che vi attende una recita. Sì, esatto, una recita che ci sarà il 9 e 10 marzo qui a Ronco, dove faremo uno spettacolo di una scenetta col titolo di Robin Hood, dove io farò la Lady Marion. Queste due ragazze, Maria Teresa e Sofia, vendono i coriandoli e il loro carrettino segue la sfilata. Sì, seguiamo la sfilata, vendiamo questi coriandoli, così avremo un po' di profitto per la nostra parrocchia, che deve sostenere tutte le spese per poter portare avanti questa manifestazione. E allora, quanto le vendete queste buste? Un euro a sacchetto. E i soldi vanno per? I soldi vanno alla parrocchia per dei lavori che devono fare. Rumenia, un nome che è tutto un programma, Andrea Mengozzi. Sì, è proprio un programma, Cosa le viene in mente con questo nome? Ma dei tipi un po' strani. Strani, stranissimi, ci guardi, siamo tutti qui. Allora, oggi parte questo carnevale e voi avete anche un carro tutto vostro. Sì, è tutto nostro, è qui dietro noi e parte. Noi abbiamo già iniziato a San Martino poi, siamo già in rodaggio, via. Ecco, quanto tempo ci avete messo ad allestire questo carro e a fare un po' le coreografie? Totali 2 mesi e mezzo. Non ci avete neanche messo tanto, siete molto creativi voi sgubbier. Ma per essere bravi bisogna essere bravi. Ecco, non fa una piega. Marco e Serena fanno parte di questo carro un po' sanguinario. Sì, siamo qua sul carro Dracula dei ragazzi Ronchi in collaborazione con l'Italian Pie Staff e niente, ci prepariamo a lanciare un po' di sangue su tutti quelli che passano, vediamo un po' come va a finire, si salva qualcuno. Questo carro, Serena, è ispirato anche a un film? No, non in particolare, semplicemente abbiamo voluto... Quindi niente Twilight? No, non proprio in particolare, però se vogliamo ispirarci sì, è piuttosto a Twilight. Allora tu ballerai per tutto il tempo, immagino? Sì. Sei pronta? Sì, abbastanza. Salutaci la telecamera. Ciao cari, un saluto a tutti dal carro dei vampiri, del Ronco. Venite a trovarci e attenti agli schizzi di sangue.